Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo Cosa mangio in un giorno. La mattina per colazione ho preparato i miei soliti pancake alle fragole, la solita ricetta, quindi basta, se volete ve la riscrivo, comunque basta andare a vedere il mio vecchio Cosa mangio in un giorno che ve lo metto nelle schede dove ho appunto scritto tutta la ricetta. In questi giorni sto provando anche una ricetta un po' più light, senza l'utilizzo praticamente delle uova. Se vi interessa, magari fatemelo sapere. Devo dire che io per colazione li adoro veramente tantissimo, infatti li vedete molto spesso. Eccoli qua pronti. Devo dire che la forma non mi è venuta proprio perfetta, ma andavo molto di fretta, quindi mi sono accontentata. Ed eccoli qua, ottimi come sempre. Poi a pranzo siamo andati a mangiare al sushi, uno dei nostri piatti preferiti. Diciamo che non lo mangiamo spesso proprio perché noi non mangiamo pesce, però ogni tanto ce lo concediamo. Questi sono dei ravioli al vapore e questo è il nostro sushi amatissimo, veramente era buonissimo. Abbiamo preso di varie tipologie e abbiamo preso anche del sashimi e questi qui con il salmone e con il tonno che sono davvero buonissimi, anche quelle con il gambero. Devo dire che tra i miei preferiti c'è quello con il gambero fritto all'interno che è veramente buonissimo. Ma diciamo che il sushi mi piace un po' tutto. Questo c'era anche, non mi ricordo se forse la Philadelphia o la maionese sopra, era veramente favoloso. Con i vari semi di sesamo, ottimo. Passiamo alla merenda. La merenda abbiamo preso questi gelati della Magnum che li prendiamo spesso. Sono quelli lì piccolini, infatti è un Magnum veramente piccolino. Li abbiamo presi di vari gusti perché così abbiamo accontentato tutti. Io ho preso quello classico, quello di Rebecca, il preferito in assoluto è quello alle mandorle, ma sono davvero buoni. A cena ho deciso di utilizzare dei finocchi che avevo nel frigorifero. E li ho voluti fare gratinati al forno e questa ricetta è veramente ottima. È anche molto pratica e veloce da fare, ci vuole veramente pochissimo. Ho iniziato naturalmente tagliando i finocchi e li ho fatti a fettine, non troppo sottili, insomma, dovete un attimo regolarvi voi, né troppo grandi e né troppo piccole. Se ci sono riuscita io, sicuramente voi ci riuscirete tranquillamente. Ho dovuto cambiare il tagliere perché su quello di marmo avrei fatto il danno sicuramente. Poi ho appoggiato tutto sulla carta da forno. Questa è una carta da forno particolare che ho trovato all'Esselunga perché è scura. E appunto adagiate tutte le fettine di finocchio che avete preparato sulla teglia da forno. A parte preparate un mix, prendete del pane grattugiato. Io sono andata un po' ad occhio come al solito, quindi insomma fate lo stesso. E poi ho aggiunto del parmigiano reggiano, l'ho grattugiato. L'unica cosa che vi consiglio di fare è di non grattugiarlo così grosso come ho fatto io, perché alla fine non si squaglia bene nel forno. Ma di farlo un po' più piccolino, grattugiato un po' più fine. Poi ho preso il mio sale rosa dell'Himalaya che ho preso da Lidl, una confezione gigante ed è super comoda questa confezione perché veramente ha un ottimo macinino. E poi del pepe nero.
e ho preso tutto questo mix e l'ho messo sopra ai miei finocchi. Modo di fare questa doratura davvero sfiziosa sopra al finocchio che diventa appunto gradinato, veramente ottima questa ricetta. Poi ho aggiunto dell'olio . Se avete magari quegli spruzzini per mettere l'olio, fate meno danni perché così naturalmente ne mettete di più. E poi ho deciso di fare un'insalatina molto al volo, ho preso questa qui che è bio, l'ho presa alla SMA se non sbaglio, che era un po' un mix. E poi ho tagliato dei pomodorini. Questi piacciono anche a Rebecca, sono i suoi preferiti. E ho deciso di metterli separati solamente perché stavo preparando la cena, ma non volevo aggiungerlo in anticipo all'insalata, tutto questo mix, perché sennò l'insalata comunque tende ad ammosciarsi un po' e non volevo insomma che succedesse. Ho preso poi anche delle olive nere, perché comunque avevo da consumarle già da un po' di tempo, e ho messo da parte. Intanto ho preparato anche una frittata utilizzando due uova. Notare il mio smalto sbeccato. Purtroppo avevo utilizzato un semipermanente che non era affatto buono. Adesso ne ho trovato uno fantastico, di sicuro ve ne parlerò. E poi ho aggiunto un po' di sale come al solito e un po' di parmigiano come al solito. Questi sono i finocchi gratinati, sono veramente fantastici, provateli. E ho aggiunto anche un po' di maggiorana, che non vi ho detto, se avete il timo è meglio. Questo è il piatto pronto, la frittata, la mia mega insalata ed eccoci qua. Questa era la nostra cena. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi e ragazzi, e se vi piacciono i Cosa Mangiare un Giorno lasciatemi un like, così ve ne farò altri. Iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!